L'iniziativa nasce inizialmente con un protocollo sottoscritto dal presidente Sangalli per Confcommercio e da Piero Fassino per l'ANCI. Il tema era, in un contesto così difficile di depressione dei consumi, di impoverimento delle città e quindi anche del commercio e di perdita di attrattività delle città, lavorare insieme, costruire insieme un progetto che possa consentire un recupero e un rilancio tanto delle aree urbane quanto proprio dei centri commerciali. Su questo è stato costituito un laboratorio sperimentale, di sperimentazione, che oggi ha circa 120 persone che collaborano, metà circa rappresentanti delle amministrazioni comunali, assessori, tecnici e metà presidenti di categoria della Confcommercio a livello provinciale. Qui quindi il disegno e l'obiettivo è quello di costruire un modello, una ricerca di nuovi modelli urbanistici che possano garantire, come dire, uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle città, il rilancio di un'urbanità, quindi che superi anche il momento attuale di grande confusione e anche di grande disorientamento sia delle componenti economiche che di quelle sociali. Un lavoro congiunto nel segno anche nella proposta di superare le divisioni che spesso ci sono e invece lavorare insieme su un progetto che poi naturalmente costituisce, secondo noi, l'unico possibile rilancio dei territori urbani.